Poracci, come non riconoscere il finale di Dasheri no Basur Guides, roba che praticamente si studia a scuola. Alessio è stato rapidissimo, scrivendo tra l'altro il nome per intero, mentre Bakadavi dà la risposta più sbagliata di tutte, Yakuza Like a Ramen. Sei proprio un baka! Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi completamente in italiano. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, andremo a vedere le nuove funzionalità aggiunte all'interno del Nintendo Switch Online, analizzeremo i dati di vendita di Elden Ring e ragioneremo sul futuro di FIFA. Prima di iniziare però mi raccomando, prendete il controller speciale di Resident Evil 4 per GameCube e partiamo tutti quanti insieme verso la conquista non violenta di internet.com. L'obiettivo è la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e passate a trovarmi anche questa sera in live alle 21.30 sul sito Viola, dove il TG Poro continua anche dal vivo, dove ci si informa ma ci si diverte anche. Un po'. Vabbè, i link li trovate in descrizione. Ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e andiamo dalle parti di Microsoft perché sono stati appena ufficializzati i giochi che entreranno a far parte del Game Pass per il mese di marzo. Tanto per cambiare, per il servizio in abbonamento di Microsoft, questo sarà un mese ricchissimo, con dei nomi molto interessanti che si andranno a unire del catalogo del pass. Tra tutti spiccano sicuramente Guardians of the Galaxy, da provare senza pensarci su due volte, la vera hidden gem del 2021, e anche il promettente Far, titolo indie che aveva catturato la mia attenzione lo scorso anno. Poi una menzione se la meritano anche Flight Simulator, ora disponibile anche per il cloud, e Final Fantasy XIII Lightning Returns, disponibile da questo giovedì. Anche questo è un mese adatto a tutti i tipi di giocatori. C'è poco da dire se non brava Microsoft, il nostro portafogli ringrazia. Dopo l'annuncio di Pokémon Scavi, internet si è sbizzarrita. Non solo negli ultimi giorni ho visto un quantitativo di meme geniali da stare male per tutto l'anno, ma in più è stato scoperto un dettaglio che farà la felicità dei fan più attenti a teorie e speculazioni. Centro Pokémon ha infatti notato come quello che sembra essere uno dei temi ricorrenti della Gen 9, ovvero il rimando alle arance e all'uva, sia stato probabilmente anticipato già in Spada e Scudo. Sappiamo che molto spesso le fasi di produzione dei giochi Pokémon tendono a sovrapporsi per quanto riguarda le tempistiche e non è così assurdo pensare che durante lo sviluppo dell'ottava generazione il team fosse entrato già in fase di pre-produzione per Scarlatto e Violetto. Chissà se anche in Arceus si nascondono dettagli simili. Ieri vi avevo accennato che alcuni utenti avevano segnalato un Gabe Newell intenta distribuire le prime Steam Deck nell'area di Seattle e oggi ne abbiamo la conferma ufficiale. Valve ha da poco pubblicato un video dove viene mostrata la consegna ad opera di questo improvvisato fattorino e vi consiglio assolutamente di recuperare il filmato perché è una delle cose più belle che mi è capitato di vedere nell'ultimo periodo, soprattutto per le reazioni spaesate dei fortunati che sono riusciti a arrivare primi con i pre-order. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e con mia grande sorpresa dobbiamo iniziare da un aggiornamento avvenuto su Nintendo Switch e si tratta di una situazione diversa dal solito, principalmente per due motivi. Il primo è che non è un vero e proprio aggiornamento di sistema, ma più che altro un update della app dell'NSO. E il secondo è il fatto che per una volta non ci troviamo di fronte a uno stability fix, ma a qualcosa che potenzialmente è molto interessante. Effettuando infatti l'accesso alla app dedicata al servizio in abbonamento di Nintendo Switch, ci si rende subito conto che qualcosa è cambiato. Nintendo ci tiene a farci sapere dell'arrivo delle missioni e delle ricompense. Di cosa si tratta? Beh, di una sorta di programma pensato per incentivare gli utenti a interagire attivamente con l'ecosistema dell'NSO, mettendo in palio dei punti platino, solitamente utilizzati per riscattare dei premi sul My Nintendo Store. L'idea è quella di proporre tre passaggi distinti. Il giocatore partecipa a delle missioni mensili, portandole a termine riceve in cambio dei punti platino, da spendere poi nella schermata di personalizzazione delle icone, dove è possibile convertire i punti in tre elementi diversi: personaggi, sfondi e cornici. A cadenza mensile saranno anche gli oggetti messi a disposizione, che per il mese di marzo faranno riferimento a Super Mario Odyssey e Animal Crossing. Le prime quattro missioni sono estremamente banali, così come non vi aspettate di trovare chissà quali artwork pazzeschi per creare le proprie immagini profilo,
Però dai, come concept secondo me ha un grandissimo potenziale. Ripesca a piene mani dalle ricompense giornaliere del Game Pass e sono felice che Nintendo si stia guardando intorno per migliorare l'esperienza utente su Switch, migliorando la qualità delle ricompense, così come la difficoltà delle missioni, si potrebbero dare dei begli incentivi a utilizzare la console anche nei momenti di stanca. Sono operazioni del genere però che mi fanno riflettere su quanto ancora sia indietro Nintendo appena si esce dai confini del gaming puro. Pensate banalmente se questo sistema di missioni e ricompense fosse stato anticipato dall'integrazione di un sistema di obiettivi simile agli achievement o ai trofei PlayStation. Quello sì che sarebbe un bel incentivo a giocare, spendere e confrontarsi online. Voi poracci, cosa ne pensate di queste nuove funzionalità dell'NSO? Bene, andiamo avanti e torniamo a parlare di Elden Ring, il gioco che è sulla bocca di tutti, altro che Switch Pro. Qui siamo proprio a livelli di hype mondiali. Proprio per questo il gioco ha venduto tantissimo e i primi dati di vendita parlano chiaro. Elden Ring è un successo, tanto per la critica quanto per il pubblico. Ci sono due aspetti che vanno analizzati quando si leggono i dati di vendita di Elden Ring nel Regno Unito, però prima va fatta una premessa. Per ora sono riportate solo le vendite fisiche del gioco, le digitali arriveranno solo più in là durante la settimana. E va ricordato che rispetto agli anni precedenti il mercato digitale ha praticamente soppiantato quello fisico. Prendete come esempio Forbidden West. Circa metà delle sue vendite complessive appartengono alla categoria digitale, mentre nel 2017 solo il 22% delle vendite di Horizon Zero Dawn non era stato relativo alle edizioni fisiche. Quindi teniamo a mente questo cambiamento radicale del mercato e prendiamo i dati di vendita di Elden Ring e confrontiamoli con lo storico della serie. Nonostante tutto, si tratta del miglior lancio di sempre per una produzione From Software, avendo stracciato il precedente record ottenuto nel 2016 da Dark Souls 3, sorpassandolo di ben il 26%. E guardate che, come riportato sempre da uno dei redattori di Games Industry, i Souls erano in fase calante. Sekiro ha venduto la metà di Dark Souls 3 e il remake di Demon's Souls a sua volta ha venduto meno di Sekiro. Con Elden Ring ci troviamo di fronte a una vera e propria rinascita del genere, un titolo che senza ombra di dubbio popolarizzerà ulteriormente i Souls-like e le produzioni From Software. Tanto che se andiamo a vedere le vendite assolute della settimana, Elden Ring si piazza di prepotenza primo in classifica, soppiantando Forbidden West, le cui vendite sono calate del 79% in una sola settimana. Leggende Pokémon Arceus, a un mese dalla sua uscita, rimane saldamente in terza posizione, seguito, e ci mancherebbe altro, da Mario Kart 8 Deluxe. Quindi ci troviamo di fronte al best seller dell'anno oltre che del GOTY 2022? Probabile, sarebbe però interessante riuscire a capire in quanti tra i giocatori neofiti riusciranno ad apprezzare il titolo non abbandonandolo nelle fasi iniziali dell'avventura. Magari si potrebbe fare una stima osservando la percentuale di ottenimento dei trofei, visto che comunque l'80% delle copie è stato venduto su sistemi PlayStation, o magari buttando un occhio sull'usato da GameStop. Qualcosa mi dice che presto si popolerà di copie di Elden Ring. Voi poracci, che ne pensate di questo successo senza precedenti per un Souls-like? E chiudiamo parlando rapidamente di FIFA, perché negli ultimi anni il settore dei calcistici sta subendo degli stravolgimenti importanti. E il prossimo anno anche le produzioni EA, note per un immobilismo disarmante, potrebbero cambiare volto. Nonostante la rottura tra EA e la licenza FIFA sembri sempre più inevitabile, ci sono ancora dubbi su come verrà chiamato il titolo. Molte indiscrezioni vorrebbero il cambiamento rimandato all'anno prossimo e il nome della produzione dovrebbe essere ancora FIFA 23 e non fare ancora riferimento ai marchi registrati recentemente di EA Sports FC. Tra le prime speculazioni che circolano intorno al titolo abbiamo, a livello contenuto, una maggiore enfasi sul calcio femminile, con l'inclusione della Coppa del Mondo FIFA sia maschile che femminile, mentre dovrebbe ritornare anche la tecnologia Hypermotion, questa volta però in forma molto più evoluta, estremamente più precisa e in grado di catturare i movimenti dei giocatori senza l'utilizzo delle tute specifiche. Ma la vera novità risiederebbe nell'arrivo, finalmente, del crossplay. Gli utenti PC, PlayStation, Xbox, sempre secondo i rumor, potranno sfidarsi in match online indipendentemente dalla propria piattaforma di riferimento. E, manco a dirlo, Switch è stata esclusa da questo discorso.
Ovviamente. Si tratterà dell'ennesimo anno di passaggio oppure FIFA 23 rappresenterà una netta rottura con il passato? È ancora presto per dirlo, però qualcosa si sta muovendo nel settore. Tra la caduta di eFootball, l'arrivo del free-to-play UFL e la probabile rottura di EA con FIFA, il mercato si è radicalmente modificato in un solo anno e chissà cosa ci riserva il futuro del calcio digitale. E questo paracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Se volete, ci vediamo fra pochissimo alle 21.30 in live sul sito Viola per continuare la discussione sulle notizie del TG Poro, però dal vivo. Altrimenti, l'appuntamento rimane sempre a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, in ogni caso, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Missioni, Michele Ricompense, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ha 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 ha!